Ciao a tutti e benvenuti e bentornati sul mio canale. Scusate se martedì non ho pubblicato niente, però non sono riuscita perché, come sapete, sto facendo il tirocinio e sono un pochino impegnata tra la mattina e il pomeriggio con il dopo scuola e quindi è un po' un macello fare dei video e soprattutto editarli. Ho continuato a fare delle prove con questo prodotto qui, che è lo squisher. Se vi siete persi il video in cui lo provavo, vi lascio qui nel pallino della i il video. E vi avevo detto che insomma ci provavo un altro poco a vedere come funzionava, soprattutto grazie ai consigli che mi hanno lasciato sotto quell'altro video i signori della Prochima, che io ringrazio ancora per avermelo mandato. Quindi ho fatto delle altre prove e vediamo un po' insieme come sono uscite. E ho messo sia la crema idratante e sia appunto ho messo un altro poco di componente B in modo che una volta poi che mischiavo i due componenti risultassero comunque in parti uguali. Una cosa che voglio ricordare è che questo è un prodotto completamente atossico, quindi non è come l'Expack Soft, che non riesco mai a dire, Expack Soft, che invece ha dei problemi per quanto riguarda il componente B. Quindi non perdiamoci in chiacchiere e vediamo subito come sono usciti questi squishy. Allora, la prima cosa che noto è che già è meno appiccicaticcio. E inoltre, se lo lascio riposare tipo per un giorno, non mi è per niente appiccicaticcio, invece è appiccicaticcio appena lo faccio. E poi penso che se lo decoro non dovrei avere problemi con il fatto che sia appiccicaticcio. E vediamo. Ecco, già vedete la differenza tra questo e questo, che era quello vecchio. Qua ho messo la crema idratante e direi che ha funzionato alla grande. Prova morbidezza. È molto più morbido. Quindi questo è il primo, ma alla fine il suo dovere di squishy lo fa abbastanza. E poi penso che lo decoriamo insieme in un altro video. Poi voglio scoprire questo, che praticamente l'ho fatto con la rimanenza di qui, che era troppo. Ho detto, vabbè, sì, proviamolo, non lo buttiamo. Ed è questo qui. Ed è... Questo è più morbido. Guardate che carino! Questo è proprio morbidino. Ed è anche meno appiccicaticcio. Che bellino! Molto carino. Poi abbiamo questo, che è sempre con quell'altro, quindi credo che dovrebbe essere uguale. Questa è una specie di budino. Credo, non lo so. Ah, questo è morbidissimo! Guardate. Sono troppo contenta. Adesso li lascio asciugare un po' perché c'è la crema, però la crema non li rende assolutamente appiccicosi, quindi tanto di guadagnato, quindi magari la metto pure un pochino qui. Guardate quanto è morbido. Questo sì che è morbido rispetto a questo è veramente morbido, molto carino. E in ultimo questo, che mi sa che ne ho messo un po' troppo perché è uscito fuori, forse riesco a ricavarne addirittura due squishy. Bello, che carino. Questo è morbidissimo. Guardate! Fa anche rumore, sentite? Che carino! Devo ancora capire bene le dosi. E quindi ho capito una cosa, che devo regolare bene le dosi perché questo, per esempio, secondo me c'era poco prodotto per quello che era. E cioè per la misura praticamente e quindi diciamo che è uscito più duro, però è sempre comunque squiscioso. Invece questi che diciamo che era più piccolo lo spazio sono usciti veramente veramente morbidi. Quindi credo che dovrei procurarmi degli stampi adatti per usarlo e soprattutto usare più prodotto. Ma no, questo va di qua, però invece più di qua. Ok. Quindi io spero che questo video vi sia piaciuto e in un prossimo video decoriamo insieme questi squishy, magari ne farò anche degli altri. E purtroppo sono pochini perché, come vi ho già detto, non ho abbastanza tempo per farne degli altri. Io vi mando un grosso bacio, spero che questo ulteriore video sullo squisher vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Come sempre ci vediamo nel prossimo video e ciao ciao! Ciao!